10 minuti, prego. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Dopo infinite ore di dibattito in commissione, confronti più o meno accesi e discussioni nel merito dei diversi provvedimenti che andremo a votare e su cui mi soffermerò tra qualche istante, mi pare doveroso riportare all'Aula un fatto politico per nulla irrilevante. Vedete, colleghi, in questa bizzarra legislatura che prima o poi dovrà finire, abbiamo visto cambiare nel corso degli anni diversi governi supportati da variegate maggioranze. Siamo passati dal governo Conte, uno sostenuto dagli amici della Lega e del Movimento 5 Stelle, poi c'è stato il governo Conti 2, supportato dal PD e dai sempre presenti pentastellati, ed infine il governo Draghi, appoggiato da tutte le forze presenti nelle aule parlamentari, ad eccezione di Fratelli d'Italia, di cui orgogliosamente ne faccio parte. Tuttavia, e qui sta il punto politico, in queste ore notturne ho scoperto, Presidente, che in Commissione Lavoro e Finanze questi equilibri sono nuovamente cambiati, perché se coerentemente Fratelli d'Italia sta all'opposizione facendo costruttive proposte, ho scoperto invece, insieme al collega De Bertoldi, che tutti i senatori di questa e alla collega, Drago, che tutta questa eterogenea maggioranza in realtà stavano all'opposizione quanto noi. È un dato ineccepibile, infatti, che moltissimi degli emendamenti presentati da chi che sia in commissione venivano puntualmente cassati per volontà del governo con la tanto celata scusa che non ci sono fondi per alcun cambiamento sostanziale alla manovra. A questo punto è lecito domandarsi se c'è un governo tecnico che nulla ha a che fare con i partiti che lo appoggiano, oppure se c'è un governo politico in cui però i partiti che lo accompagnano, che lo compongono, non hanno voce in capitolo. La verità, Presidente, è che in Commissione non è arrivata altro che un pacchetto già costruito in ogni suo dettaglio, in cui noi, utilizzando un parallelismo natalizio che spero mi venga concesso, non abbiamo potuto far altro che decidere, forse, il colore della carta con cui confezionarlo. Ciò che è emerso e che preoccupa è il totale distacco tra le prerogative del governo al decreto fiscale e quelle richieste, quasi sempre bocciate, che noi parlamentari abbiamo il dovere di fare tramite gli emendamenti. Il problema però è che siamo noi parlamentari che viviamo i nostri collegi di riferimento e che conosciamo le esigenze del territorio, a sapere quali sono le reali richieste di coloro che subiranno le conseguenze di questo decreto. Invece, con rammarico, abbiamo assistito all'impotenza dei partiti politici davanti alla assillante presenza della burocrazia ministeriale e governativa, capace di contrastare le naturali richieste che il Paese, specie in un momento difficile come questo, ci ha fatto pervenire. Tuttavia, colleghe e colleghi, dobbiamo avere quell'onestà intellettuale per ammettere che non possiamo non registrare una preoccupante, ferma volontà da parte del Governo di non ascoltare ciò che noi di Fratelli d'Italia e spesso anche gli altri partiti abbiamo a gran voce richiesto. Per carità, qualcosa di buono, specie rispetto al passato, è stato fatto. Abbiamo perso traccia, grazie a Dio,
di ridicoli provvedimenti come il cashback, che infaustamente qualcuno del Movimento 5 Stelle voleva ancora con coraggio riproporre. Abbiamo di contro letto della presenza di un rinvio per alcune scadenze fiscali che avrebbero messo in difficoltà molti contribuenti, ma la verità, colleghe e colleghi, che votiamo oggi in aula un provvedimento timido, ancora distante dalle esigenze del Paese. Come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto il possibile e tutto ciò che è giusto fare. Abbiamo ottenuto il passaggio di alcuni importanti emendamenti, come quello sostenuto da me e dai colleghi De Bertoldi, Iannone e Drago, per fare in modo che i dirigenti scolastici possano avere uno scudo rispetto alle responsabilità civili, amministrative e penali che la pandemia potrebbe comportare in ragione della delicata funzione che svolgono. Da tempo sosteniamo infatti che queste figure non possono essere lasciate sole se non perseguite, perché svolgono bene il loro dovere nell'applicazione delle disposizioni che il governo adotta spesso in continua contraddizione. Non solo, abbiamo impegnato il governo a rivedere le rate per le rottamazioni delle cartelle fino al 31 dicembre 2022, così come siamo riusciti a far approvare un altro emendamento per facilitare la possibilità che le casse di previdenza dei professionisti possano svolgere attività di assistenza verso gli iscritti durante le situazioni di calamità o emergenza. Questo, e mi avvio alla conclusione, è ciò che abbiamo ottenuto con spirito costruttivo nei confronti del Paese. Avremmo voluto, attraverso i lavori della Commissione, poter essere ancora più efficienti ed incisivi. Avremmo voluto concretizzare delle nostre proposte, in grado di attuare alcuni sgravi o aiuti fiscali, in grado di supportare aziende e famiglie italiane. Tuttavia, con dispiacere, non possiamo non dichiarare che molto altro avremmo voluto e dovuto fare, ma è che a causa della situazione sopra descritta non ci è stato possibile attuare. Una nuova occasione persa che ricadrà per l'ennesima volta sulle spalle dei cittadini italiani che tutti noi avremmo dovuto meglio tutelare. Grazie. Grazie, senatore.